Ecco una sorpresa che dedico a tutti coloro che sono rigorosamente sconosciuti dai bar e a tutti gli altri frequentatori che bevono sempre le solite cose. Ora assaggeranno un sorso del peggior sbevazzone della letteratura, provando a riuscire con le intuizioni a rendere profumato l'alito. Assenzio, il rimedio al mal di vivere, bevuto da profeti e scrittori maledetti. La bevanda dimenticata da una storia triste, ma ricca di fascino e di mistero. Solo a sentire il nome Assenzio evoca un qualcosa di proibito. È passato come vittima da una sorta di fama ingenerosa che invece verso la fine del XIX secolo è stata una delle bevande più diffuse e preferite. Paul Verlaine, Hemingway, lo stesso Edgar Davis, che dipinse nel 1875 La donna che beve Assenzio, che usavano per migliorare la propria creatività espressiva e per evadere momentaneamente da una realtà che non corrisponde ai canoni di vita reale. Ma che cos'è questo Assenzio? È un distillato ottenuto dalla macerazione di 12 erbe officinali, come l'anice verde, il finocchio e l'artemisia. L'artemisia absentium, che contiene il tuione. Tuione che sarebbe un terpene che ha delle affinità di cannabinoidi, dove questo avrebbe alimentato la diceria che potesse avere potenzialità allucinogene, cosa alquanto infondata, inventando falsi miti come la preparazione col metodo boemo, col classico cucchiaio che si dà il fuoco per vedere la fiamma, come richiamare appunto il gesto tipico dell'eroinomane. Adesso posso